Una bellissima giornata in Turchia, sulla costa del Mar Nero, nella parte nord della nazione. Siamo sulla bellissima spiaggia di Koyu, una piccola spiaggetta accessibile da uno sterrato, e siamo arrivati qui ieri. Purtroppo, come spesso ci capita, quando arriviamo vediamo che c'è del lavoro da fare, ovvero pulire lo spazio che sta intorno alla nostra casa, perché ci piace vivere in un luogo pulito, e siccome viviamo in camper da ormai 12 anni, questa è una cosa che facciamo più o meno giornalmente, ogni volta che ci spostiamo e troviamo un nuovo parcheggio. Però prima di farti vedere cosa abbiamo fatto qua, voglio farti vedere qualche immagine dal drone per farti capire la bellezza di questa spiaggia alle mie spalle. Se non lo sai, io sono un ambassador di un progetto che si chiama Un Sacco Pulito, ti metto il link del sito in descrizione, una community di creatori di contenuti e di youtuber, di persone che comunque amano il viaggio, amano la natura e che dedicheranno, come ho dedicato io oggi, il proprio tempo per lasciare ogni luogo meglio di come lo hanno trovato. Sicuramente vedrai come ho lasciato meglio questa spiaggia rispetto a come l'abbiamo trovata. Magari dici, ma è solo per gli youtuber. No, in realtà no. Questa community è aperta a tutti, infatti qualsiasi persona che ama raccogliere i rifiuti, raccogliere la plastica e chiaramente depositarli dove devono essere depositati, come faremo noi con i sacchi che abbiamo raccolto oggi, può accedere al sito registrandosi e successivamente caricando le fotografie, una descrizione e le coordinate GPS del luogo che ha bonificato appunto da questi rifiuti. Quindi noi youtuber, diciamo, vorremmo dare là, vorremmo riuscire grazie ai nostri canali social a comunicare questo progetto, comunicare questa raccolta di plastica e raccolta di rifiuti in modo da influenzare e farci copiare. Questo è il nostro intento. Ultimamente so che è andato un po' virale un video di una influencer che faceva bellamente una raccolta di rifiuti in spiaggia e poi ha mollato i rifiuti. Quei tre sacchi, sono tre in realtà, sembra uno ma sono tre, domani mattina quando ci spostiamo da qua abbiamo il posto per poterli caricare all'interno del camper e li portiamo semplicemente a 1 chilometro dove finisce lo sterrato, dove c'è un bel cassonetto, quindi non rimarranno sicuramente qua in spiaggia. Quindi un invito a tutti i privati che amano la natura, hanno rispetto per la natura, ma parliamo di pinete, spiagge, boschi, città, non interessa, non ci importa realmente dove vengono effettuate queste pulizie, queste raccolte, basta che vengano effettuate. Ci sarà anche una classifica del più virtuoso, ci saranno dei premi messi in palio, ci saranno delle scontistiche da parte delle aziende che collaborano al progetto Un Sacco Pulito. Quindi non perderò l'occasione per far parte di questa community con un intento comune, che è lasciamo ogni luogo meglio di come l'abbiamo trovato. Thank you.
con la camera e con i tannazzo non si riesce bene a far capire la differenza tra quando siamo arrivati e com'è questa spiaggia in questo momento. Però questa è la testimonianza, ovvero tre sacchi condominiali pieni di rifiuti, maggior parte plastica, polistirolo, probabilmente caduto dalle navi che hanno le varie confezioni, eccetera, eccetera. Per me è un grande risultato il fatto di aver lasciato questo luogo meglio di come l'ho trovato. Un risultato perfetto per me, visto che ci passerò qui la giornata e un'altra notte. Un risultato per me ottimale anche per i nostri due cani, che non devono andare per forza in giro in mezzo a rifiuti di plastica, eccetera, eccetera. Un risultato perfetto anche per tutte le persone che arriveranno dopo di noi su questa spiaggia e troveranno un luogo pulito. Ciao!